benvenuti ad un nuovo appuntamento con Chiesa Oggi per una puntata speciale. Ci troviamo nel centro giovanile di San Michele per il primo della serie di incontri dal titolo Love Lifetime, riflessione sull'educazione all'affettività. Questa sera la relazione sarà tenuta dal professor Franco Vaccari e sarà proprio su sentimento, dolcezza e tenerezza. Ti andiamo a vedere di che cosa si tratta. Leggevo queste domande che in qualche modo qualcuno ha vissuto in maniera molto profonda, qualcuno ha meditato soltanto nella prima perché si è arenato appunto in quel lavoro interiore. Il tema di stasera è riflettiamo sui nostri atteggiamenti, il sentimento, la dolcezza, la tenerezza. La relazione si costruisce con se stessi. Quindi le domande che il professore ci ha rivolto sono queste: mi guardo e vedo in me debolezze? Quando ho paura, come la vinco? La solitudine mi aiuta o mi fa crescere la paura? La seconda domanda è: il sentimento della noia fa apparire un giorno uguale all'altro? Lo hai provato? Cosa ti ha permesso o ti permette di uscire da questa trappola? E la terza: oggi sì, domani forse e domani l'altro? L'amore quanto dura? Cosa ha a che vedere con le emozioni e i sentimenti? A lei la parola. Dunque, buonasera a tutti. Te ti conosco. Ne conosco alcuni qua. Durante la serata ci conosceremo meglio. Comunque, Don Danilo ha fatto una cosa strana, perché vi ha dato le domande. Voi avete dato le risposte, io dovrei parlare senza sentire nulla di voi. Ora, insomma, c'è uno che mi dà una risposta? Ci vuole provare qualcuno? Uno? Te? Quale risposta vuole? No, che sei? Solito... Io non voglio nulla, io voglio... Di solito sono io che intervisto, allora. No, se ti devi organizzare troppo non mi interessa. Piace così. Mi risposta a una di queste domande che ci siamo posti. Sì, una cosa di tutto quello che... Beh, è emerso sicuramente il primo aspetto, ci siamo soffermati molto sul discorso della solitudine, se la solitudine è un momento per riflettere, per interiorizzare, oppure davvero è collegata alla noia, quindi è un qualcosa che si vive con fatica. Solitudine è una parola brutta o bella? Per me brutta. Brutta. Sentiamo di qua se va meglio. Com'è bella o brutta? Dipende da come è vissuta. Lui è furbo, capito? Dipende. Questa è una domanda, questa è una risposta che... No, è brutta, brutta. Oh, ma nessuno ha detto bella? Secondo me la solitudine non è del tutto brutta. Io a volte la ricerco, la solitudine, per non solo per interiorizzare, ma anche per stare tranquilla con me stessa. Qualcun altro si iscrive a sto partito? La solitudine a volte può essere utile, diciamo, per riflettere, per capirci qualcosa di più delle situazioni, delle cose che ci accadono ogni giorno. Però bisogna vedere. Cioè, no, perché io capisco il fatto che chi vede la solitudine come una bella cosa, però per me, più per come vedo la solitudine, è più un rimanere soli che è diversa dalla solitudine. La solitudine come sentimento per me è brutto, non ci sono alternative. Il fatto di rimanere soli, certo, quello si cerca un po' tutti a volte, penso. Cambia la cosa, ecco, cambia il punto di vista. Quando è l'ultima volta che avete pianto? Un giorno fa, alzi la mano. 7 giorni fa. Un mese. Chi è che non si ricorda quando ha pianto l'ultima volta? Chi è che ha presente subito, immediatamente, un'emozione di felicità? Chi ha presente un'emozione di felicità che gli è durata tanto, 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 tanto? Ma è un'emozione se dura tanto, tanto, tanto? Sì. Se dura tanto, tanto, tanto è un'emozione? Secondo me sì.
Se dura tanto l'emozione? Sì, anche sì. Partito del no, per favore? Grazie. No. Ah, Luca! No, così no. Perché no? No, perché magari può partire come emozione, però poi diventa un qualcosa di mio che coltivo, che diventa anche sentimento magari. Perché diventa uno stato d'animo dopo. Volevo dire la stessa cosa. Dici la stessa, se no dopo leticate? No. Allora, vabbè. Io ho provato, come ha detto il nostro vescovo Riccardo, io ho provato un'emozione entrando qui dentro stasera. Ho provato un'emozione. Ho provato un'emozione, quindi siamo qui a parlare di fragilità, di emozioni, di sentimenti, quindi la cosa... se no si fa come quelli che parlano in maniera triste della gioia. Se parliamo delle emozioni bisogna anche un po' comunicare qualcosa di quello che si vive, se no che è? È una conversazione la nostra, una riflessione fatta insieme, no? Non è una lezione, anche se il Vescovo ha presentato quei titoli accademici. Dopo sembra che con quelle presentazioni dopo si rischia di fare delle figuracce, no? Perché bisogna invece presentare così, e allora dopo magari dice, ah, ma da come aveva detto sembrava che non fosse nessuno, insomma qualcosa. Allora, bene, perché mi sono emozionato? Perché questa è una seconda cosa, si vive un'emozione e poi bisogna riconoscerla l'emozione, no? Io, Monsignor Riccardo ha detto, commosso, forse sono un po' prima della commozione, non mi sono commosso, no? Perché se mi fossi commosso sarei arrivato al limite delle lacrime, no? Ecco, quando vi ho chiesto quando è che avete pianto l'ultima volta. Invece non ho avuto un'emozione che è arrivata alla commozione, ho avuto un'emozione e il motivo è questo, perché era come se vedessi realizzato o inizio di realizzazione un sogno che si realizza. Questa chiesa che mi ha fatto domandare per una valanga di sabati sera e di domeniche perché tutti i giovani stavano là fuori e qua dentro c'era un prete di 90 anni, 92, 94, 97, 98, 99, poi ora è su, o qui, da qualche parte, non lo so bene come, dove sta, e tutte le sere del sabato sera, quando si affacciava lì da quella porticina, faceva, andavo lassù, o Franco, e non viene nessuno. C'aveva questa idea del come mai non viene nessuno, no? Ciao, come mai non viene nessuno? E dico, Don Vasco, e non vi è nessuno, e non si sa mica. E tutti in qualche maniera si sognava questo. Stasera entrando qui dentro, vedere tutti voi qua, ho avuto questa emozione. Dico, ma guarda, ho ripensato a Don Vasco e ho fatto una cosa. Ho sentito il bisogno, quando è arrivato l'arcivescovo, avevo chiuso il telefono perché ho sentito il bisogno di comunicare un'emozione a uno che capiva al volo di che cosa stavo parlando. Vi riesce a comunicare le emozioni? Non sempre. Ora questo passaggino piccolo per dire che non è facile. Uno, emozionarsi. Secondo, riconoscere che emozione è. Terzo, da dove viene e poi comunicarla. Cioè son dei passaggi che sembrano semplici, ma non sono affatto semplici. E poi, se ora mi chiedeste, ma sei sempre emozionato? No, finita. Finita perché sono un superficiale? E qui la seconda domanda, quanto vi è durata un'emozione intensa? No, e ho cercato il partito del no disperatamente. Perché? Perché le emozioni durano poco.
le emozioni durano poco. E tra l'altro ci possiamo fare poco anche. È difficile comandare a noi stessi di emozionarsi. Bisogna attivare qualcos'altro, per esempio un pensiero, e da quel pensiero produrre un'emozione. L'avete mai provato? Oppure si sa, che ne so, una musica. Ci sono delle musiche che sappiamo benissimo che suscitano quel tipo di emozione, no? Allora, subito auricolare e via. E è la riprova che, come ci sono quattro note di quella musica, di quella canzone, parte sempre quell'emozione. Quindi si va a ricercare che c'è qualcosa che la produce, ma non è così automatica. Però è anche vero che come tacchi la spina, l'emozione sparisce. Avete mai provato ad andare al cinema o alla televisione, vedervi una cassetta, siete sul punto di un'emozione intensa del film e la cassetta si rompe, parte la luce, al cinema si rompe la pellicola, che ne so, insomma, l'avete mai provato? E che magari eravate lì, ecco, con i lucciconi agli occhi, queste robe qui, e si accende la luce e vi sentite un po', no, un po' spauriti, un po' spersi. Perché? Perché immediatamente, senza troppo, ritornate, come si dice nel gergo, nella realtà. Non che uno era fuori di testa, ma si era immerso talmente nella vicenda del film che provava le emozioni perché si stava identificando con quella situazione. Finisce la pellicola, finisce l'emozione. No? Allora, quella domanda che vi ho fatto delle emozioni che durano, le emozioni che durano, che si ripetono, se c'è una relazione si trasformano in sentimenti. Tiriamo fuori un'altra parola. Cioè i sentimenti sono dei legami. Mi lego, ma non solo tra persone, mi lego anche a un oggetto. A cos'è, a cosa tieni? A un anello. Se ti tolgono l'anello, lo lasci sopra alla scrivania e non lo ritrovi, dov'è l'anello? Subito, ecco, la faccia me l'hai già dichiarata, basta, l'ho vista io, ma certifico che la faccia è tipica di un'emozione che è intensa. Perché è come se fosse disturbato un legame, cioè il sentimento attesta che c'è un legame. Quindi i sentimenti si costruiscono man mano che si costruiscono i legami. Tanto è vero che crea un legame oggi, crea un legame domani, a finire che non siamo più. Soli? Oppure? Oh, siamo già arrivati a un nodo, come si fa? Riccardo, semmai mi aiuti, un po', perché io non... Siamo arrivati già a un nodo, di legame in legame mi posso talmente legare che perdo la libertà. Già, anzi, potremmo dire, pensiamoci prima. Allora facciamo così, siccome rischio di perdere la libertà, non mi lego a nessuno. Si fa così? No. Te hai sempre fatto così. Aspetta, sentite. No, no, io mi rivedo in questa fattispecie. Non è possibile. Intanto, dici una cosa seria, i primi legami dentro i quali cresciamo non li scegliamo, ma ce li ritroviamo. Nessuno ha scelto il babbo e la mamma. Ognuno è come i fratelli, o le sorelle. Nessuno se li sceglie. Quindi, guarda caso, noi scegliamo dopo, prima ce li ritroviamo questi legami. Ce li ritroviamo, tanto è vero che arriva una certa età in cui questi legami ci stanno un po' stretti e abbiamo il bisogno di tagliarli. Ma quando li tagliamo, l'ha detto l'altra, come ti chiami? Igor. Igor?
dice, ah, come li tagliamo? Ci sentiamo soli. Ah, è bellissima questa cosa, ma dov'è, come siamo? Da una parte, se ci leghiamo, perdiamo la libertà. Se però tagliamo il legame, ci ritroviamo soli. E allora fermate, fermate il mondo, voglio scendere, perché se la soluzione è o solo o senza libertà, come la mettiamo? Interessante, eh? Ora però io non mi ricordo come devo andare avanti, quindi vado a casa. No, come si fa? Non saremo mai contenti. Mai contenti. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Però ci possiamo provare. Cioè? Nel senso, non ci leghiamo troppo in modo da non perdere la libertà. Ma è la soluzione, non ci leghiamo troppo. No, no. Subito. Esistono legami che salvaguardiano la libertà. Esistono legami, qui siamo a un livello. Ora te arrivi già in fondo, scusa. Invece io volevo soffermarmi sulla soluzione sua. Leghiamoci, ma non troppo. Quindi, per dire, insomma, chiariamo bene le cose. Contrattiamo spazi, tempi, modi. Quando abbiamo fatto un bel contratto e abbiamo definito bene, 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 bene tutto, possiamo avviare un rapporto che mette insieme che non siamo troppo soli, ma anche che non siamo troppo schiavi. E non è solo fra le persone. Non è solo fra le persone. Cioè, io guardo chiaramente la mia vita dinanzi a Dio e quante volte i compromessi possono comunque esserci o essere la tentazione che rende le cose più semplici. Contrattiamo. Contrattiamo un po', A tempo, per esempio, una variabile è il tempo. Tanto siamo fatti di due cose sostanzialmente, di tempo e di spazio. Quindi o te stai nella tua panca e io sto nella mia, poi però alle ore dispari cambiamo la panca e alle ore pari la teniamo. Oppure nel tempo, per esempio, stiamo insieme ma finché dura, Finché dura, Che vuol dire finché dura? Bella domanda. Bella domanda, ci vuoi pensare un attimo? Che vuol dire? Fin quando si riesce forse a controllare il legame fra le due persone. Finché dura. Interessante. In effetti non è certo, abbiamo capito, non è il tempo di un'emozione. Già Battisti aveva fatto una bellissima canzone in cui descriveva emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. A me spesso le coppie che vengono da me, perché faccio appunto lo psicologo, spesso mi dicono: senta dottore, l'amore a un certo punto è finito. Dico, ma scusi, che vuol dire è finito? Dico, mi risulta che finisce la benzina, no? Ma non l'amore. Cioè, come? L'amore finisce, tutto finisce. Poi anche lì ci sono delle lette filosofiche che si alzano e dice, non è la mia situazione, è finita a me, ma tutto finisce, quindi anche l'amore finisce. Ma l'amore finisce o no? Cambia forma. Quindi ci siamo amati appassionatamente, ora rimaniamo amici, arrivederci. Muta. Anche le emozioni cambiano. Avete mai provato a vivere immediatamente dopo un'emozione di felicità una di angoscia? In un istante. Che ne so, io per esempio non ho molta simpatia con l'acqua, vado al mare e se non sento che le cose sotto i piedi stanno bene, dalla gioia di essere in acqua potrebbe prendermi un'immediata paura di non toccare.
È immediata la questione, si cambia dalla gioia di una cosa alla paura, all'angoscia, no? Si può provare l'esatto opposto, le emozioni sono volatili. Allora, le emozioni sono volatili, i sentimenti si costruiscono nel tempo, sono legami, ma se ci leghiamo troppo perdiamo la libertà, ma se tagliamo i legami rimaniamo soli. Siamo arrivati qui, no? Mi pare, eh? E stiamo tentando di trovare una via d'uscita a questa cosa, perché impostata così è un po' drammatica, eh? È un po' claustrofobica, non so, viene voglia di vincolarsi, ma dammi una soluzione, no? Vero o no? Aspetta, dilla a tutti, dilla. Se ci mandi a casa così è un casino. Che tentazione di chiudere qui che avrei. Che tentazione. Hai sentito? Allora. Vediamo di costruire insieme. Allora, intanto, metto un pezzettino positivo. E se accanto alla parola solitudine io mettessi la parola isolamento? Mi spiego meglio. No, vorrei conquistare più tessere al partito che vede la solitudine non solo negativamente. Cioè, la positiva ora la vede negativa. Ah, allora, ma e se io volessi con due parole esprimere due concetti diversi? Allora, isolamento è... Che immagine vi viene per un isolamento? Isolamento acustico, isolamento termico, una cella, no? Isolarsi è proprio tagliare i legami, i canali di comunicazione, no? Isolarsi vuol dire davvero... C'è stata un'immagine bellissima del Papa quando ha parlato al Bundestag. L'avete letto per caso? Leggere quelle cose, ma figurati se io vado a leggere il Papa al Bundestag. Quando ha detto Bundestag ho già fatto uno sforzo di quelli terribili. Oddio, il vescovo ora non mi chiama più. Allora, ma insomma, vabbè. Allora, il Bundestag sta a Berlino e lui a un certo punto ha detto una cosa bellissima. Dice, l'uomo è come? Uno, quando dice rinuncia alla trascendenza, l'idea di Dio, è come se avesse costruito una casa di cemento armato e ci si fosse chiuso dentro chiudendo porte e finestre. No? E rinvitava a rispalancare. C'è un'immagine terribile, no? Si è chiuso dentro e ha fatto aria, luce, acqua, tutto artificiale. L'uomo che chiude con la trascendenza. Ecco, quella mi sembra un'idea bella per dire isolamento, no? Isolamento. Allora, chiudere i canali di comunicazione, non avere relazioni, rapporti. Solitudine. Allora, solitudine è invece qualcosa di diverso, perché solitudine non è chiudere i rapporti, no? Solitudine è stare soli. Cioè, o meglio, stare da soli, che meglio ancora sarebbe stare con se stessi e basta. Allora suona in una maniera diversa. Cioè, intanto non è che sto solo, ma sto sempre con me. Perché è una cosa strana, che io mi posso far compagnia. Oh, ma il primo con cui addomesticare i rapporti sono io, eh. Non ci avete mai pensato? Ecco, c'è qualcuno che ora si... Eh? Allora forse se rimettiamo le parole con un altro significato un po' più preciso, forse ci cambia il senso. Allora forse isolamento è veramente negativo, no? Ma solitudine potrebbe anche essere positiva. Perché mi domando, può una persona saper stare con gli altri se non sa stare un pochino con se stesso? Perché
perché se la vediamo come ve la sto proponendo, cioè che ognuno prima di tutto ha da diventare compagno di se stesso, se non riuscisse mai a star solo, vorrebbe dire che scappa sempre da se stesso. Allora, incontrare gli altri non è un'apertura, ma paradossalmente è una chiusura. Non so se cominciamo a mettere un mattoncino. Se non è chiaro, ci mettiamo qualche altro secondo, eh? O dovete andare a casa? No, non so se è chiaro laggiù in fondo la situazione o no. No. Ora vi dico, faccio sfoggio di latino. Chi è che ha studiato il latino? Vabbè, per amore di questi 4 o 5 dico una frase in latino. C'era uno che diceva, un tale, diceva: oh beata, la sapete tutti, oh beata solitudo, oh sola beatitudo. È bellina, eh? Anche per chi non sa il latino, si ricorda bene. Oh beata solitudo, oh sola beatitudo. Dai, fate uno sforzo. Oh beata solitudine, oh sola beatitudine. Sentite, è un gioco. Sono un gioco di parole, sì, c'è un'assonanza, ma di dietro c'è un concetto interessante. Cioè che il grande punto di crescita della persona, diciamola una parola, no? Di crescita, è proprio riuscire a stare in compagnia di se stessi. Io faccio sto mestiere, no? Ma quando è che nascono dei problemi davvero consistenti? Non i problemi della vita quotidiana, quelli che ci sono, ma quando a un certo punto arriva una strozzatura nella vita, un vero problema, che anche quelli li abbiamo quasi tutti, Non sto parlando delle patologie, Io sto parlando della vita quando diventa dura, problematica, quando ci siamo disorientati, smarriti, siamo un po' depressi. Dov'è il problema? Il problema è dentro la persona. Poi io me la posso pigliare con le stelle, con gli altri, col mondo, la società, ma c'è sempre una componente interiore. Allora, questa dimensione dello scoprire che io posso essere il compagno di me stesso, ma posso addirittura diventare il nemico di me stesso. Ma questo, cioè io posso diventare il giudice implacabile di me stesso. Quello che svaluta continuamente me stesso, quello che sottostima sempre me stesso, quello che si considera una spazzatura, una merda. Ma chi? Quante volte il giudice lo scopre che sono io, che non mi do la chance, non mi do la possibilità, non mi do la possibilità di mettermi alla prova perché mi vergogno? Quando mi vergogno, che succede? Sono io che mi giudico. Mi giudico. C'è il rischio contrario? Oh, ci sono tutti i rischi, tutti. C'è anche questo. C'è anche questo. E anche questo è un finto amico di se stesso. Quindi quello, vai pure caro, contro un muro. Vai tesoro, vai, è quello che non valuta, no? Non valuta. Ma pensate come è importante questa dimensione. Allora, perché il dialogo è con se stesso. Siamo l'unica essere vivente che può dialogare con se stesso. E questo, guardate, è di grande interesse, perché anche in termini spirituali. Ma scusate, ma voi Gesù dove lo trovate, dove lo cercate voi? Cioè, a parte quei pochi mistici che saranno qui, che vedono angeli, arcangeli, eccetera,
io non appartengo a questa categoria, non mi è mai capitato, di notte dormo proprio, se ci sono i mistici li rispetto, ma insomma non... questo Gesù e questo spirito non è che è? No, lo spirito che è? No, e si fa, datemi una chiappa a farfalle, si va a chiappare lo spirito, no, queste sono le farfalle, cioè è tutta roba che sta qui dentro, eh? Capito? Qui è, cioè Gesù è qui, è, cioè tocco, no? Perché, perché tocco? Perché sta dentro sto corpo e non è che sta fuori, eh? Cioè è una persona che viene a dialogare con me stesso, perché sono un soggetto che è sempre in dialogo. Io sono fatto di dialogo, io sto nel dialogo, io vivo di dialogo, io sono dialogo, potrei dire. Quindi non sono un soggetto unico, monolitico, una pietra, un sasso, ma sono sempre in cambiamento. E quindi ho sempre bisogno di ascoltarmi.